non si può lasciare il cavallo, il pony, scuderia e poi dopo 2 giorni che uno non va neanche a vederlo dargli una tirata di collo come diciamo noi, no? Deve lavorare poco e giusto tutti i giorni e questo i vostri istruttori, credo che, insomma qui c'è Angelo che è uno di quelli bravi, non perché ha vinto, perché qualche volta un tic su una barriera non ti permette di vincere e magari fai un bel percorso. Altra cosa che mi sento di dire a questi ragazzi qua, ricordatevi che è molto importante vincere perché fa piacere a tutti, ed è naturale, ma si può vincere montando bene e si può anche perdere montando bene. Quello che dovete sapere, se siete in grado di saperlo, o comunque chiederlo al vostro istruttore, la prima domanda che dovete fare, ho montato bene? Ecco, io mi ricordo tanti anni fa, un po' di anni fa, è uscita, che ha vinto il campionato italiano alla Salvadori, c'era Sante Bertolla, che è un istruttore ancora adesso, e tutti gli applausi perché con l'ultimo percorso aveva vinto il campionato, e lei si è avvicinata all'istruttore e ha detto, come ho montato Sante, ho montato bene? Ecco, ricordatevi queste parole, perché qualche volta l'applauso del pubblico, del genitore, dell'istruttore stesso, magari è un errore che si vede, lo vede anche uno che non è del mondo nostro, però può succedere. Quello che dovete ricordarvi è l'affetto verso il vostro pony, verso il vostro cavallo, credere nel vostro istruttore, perché è importantissimo. Perché il vostro istruttore è quello che vi dà quel quiz in più quando c'è la gara, perché il lavoro quotidiano a casa lo si può senz'altro fare insieme, ma quella girata che gli ha detto la così, ecco vedi, già quello è un episodio che è molto importante insomma. Quindi noi abbiamo fatto il premio Caprilli e poi tutti quegli istruttori che attraverso i risultati dei ragazzi hanno vinto una medaglia a livello europeo. Quindi abbiamo premiato 8 istruttori che attraverso i risultati dei loro ragazzi sono stati premiati lì a Verona, che è un po' l'Oscar degli istruttori, come abbiamo oramai chiamato da qualche anno questa parte. Noi con queste bellissime parole siamo purtroppo in chiusura, il tempo è sempre tiranno, quando si è in diretta vola come un fulmine, però con queste belle parole, questo bell'esempio speriamo di aver comunicato un po' della passione che c'è dietro a un appuntamento come quello di Fiera Cavalli. La persona che ci saluterà, perché diciamo in chiusura vogliamo dare un ultimo ricordo di questa edizione 2012 di Fiera Cavalli che sicuramente rimarrà negli annali, è un altro ragazzo, non un ragazzino, però un ragazzo che ha tanta passione, tanto amore per i cavalli. Quest'anno a Fiera Cavalli ha finalmente avuto un bellissimo riconoscimento, non accadeva da diversi anni vedere un italiano sul podio della tappa di Coppa del Mondo di Salto Ostacoli. Stiamo naturalmente parlando di Luca Maria Moneta, che ha riportato un tripudio proprio sugli spalti di Fiera Cavalli con il suo secondo posto. Chiudiamo così, ringraziamo i nostri ospiti di essere venuti qua con noi, grazie a Paolo, grazie a Bartolo, grazie a Carlo, grazie a Peppino e anche dal tuo lato Marion. Esatto, vi ringraziamo tutti, ringrazio tantissimo il presidente della Pise Lombardia, Maria Grazia Basano, Liguria, mi scusi, Vincenzo Pellegrino e il nostro Nico Belloni per essere rimasti qua con noi, per averci fatto rivivere insieme quelli che sono stati i momenti più belli di Fiera Cavalli Verona, quindi ringraziamo anche tutto il pubblico, le mamme, le mamme fondamentali, mamme e papà fondamentali, esatto, perché i ragazzi possano montare a cavallo, perché se non ci fossero loro i ragazzi non avrebbero mai l'occasione di farlo. Grazie ai ragazzi invece che sono venuti qua. Speriamo di riuscirvi a far parlare di più la prossima volta, vi aspettiamo puntuali. Vediamo com'è andato Luca Maria Moneta nella finale di Coppa del Mondo in questo servizio, le sue parole proprio all'uscita del campo. Salutiamo tutti, diamo l'appuntamento a lunedì prossimo con i talk show di attualità di Class Horse TV. E a Fiera Cavalli 2013 a questo punto. Ok. Ci hai fatto sognare, così le fan del Cavaliere Azzurro sulla sua pagina Facebook a pochi minuti dalla fine della Coppa del Mondo di Verona. E Luca ci ha fatto sognare davvero fino all'ultimo, quando tutti ci stavamo ormai credendo che fosse lui ad aggiudicarsi la quarta tappa della Rolex FIA World Cup. Un appuntamento difficile a distanza di un anno dalla morte di Hickstead su quello stesso campo e che è stato dedicato proprio al grande campione. 12 cavalieri in barrage sul percorso dello chef de piste Ralph Ludi.
Unici azzurri ammessi Moneta con Neptune Brocourt e Lucia Vizzini su loro piana Quintarò. A segnare il tempo imbattibile proprio l'italiano con 45 secondi e 63. Imbattibile purtroppo fino al penultimo cavaliere in campo, il velocissimo spagnolo Sergio Alvarez Moya, che con Zipper ha soffiato la coppa ormai nelle mani di Moneta con 43,20. Al terzo posto la svedese Malin Barrier-Johnson in sella ad H&M Tornesch. Felice e commosso Luca per il suo piazzamento, ma ancor più per la sintonia raggiunta con un cavallo non facile. Ancora non mi rendo conto, sono contentissimo. La cosa più bella è che venerdì ho sentito Nepi e ho detto stai cominciando a volermi bene, e mi accorgevo che era cambiato, che c'era quel feeling che non riuscivo mai a trovare, e oggi mi ha fatto il regalo, sono veramente felice. Bravo Moya, ma per me è come aver vinto, sono troppo contento.